Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di uno stabilizzatore per smartphone. Ormai è imminente l'uscita per tutti del DJI OM5, è già stato presentato, a breve sarà acquistabile per chiunque su Amazon e nei vari store, ma io invece no, io ho optato per lui, il Power Vision S1. Io l'ho acquistato supportando la campagna Indiegogo fatta da Power Vision, infatti l'ho acquistato praticamente a metà prezzo rispetto al prezzo attuale. Vi lascio il link in descrizione perché lui adesso è disponibile su Amazon, quindi si può acquistare in maniera semplicissima con tutte le varie sicurezze e tutti i vari vantaggi di Amazon. E in più ragazzi, questo prodotto io l'ho scelto come mio stabilizzatore di smartphone perché secondo me è lo stabilizzatore più innovativo che c'è attualmente sul mercato. Ovviamente questo essere innovativo lo rende anche un prodotto giovane che deve essere sviluppato sotto tanti aspetti, ma che già di partenza ci dà un qualcosa che nessun altro al momento ci dà, nemmeno il DJI OM5. Questa è la mia opinione. Quindi non per forza bisogna scegliere DJI solo perché è un marchio rinomato e leader sicuramente in tanti settori, ma secondo me se c'è un prodotto innovativo che è stato ingegnerizzato in maniera molto molto articolata, secondo me tanta roba, e io ho deciso di premiare questo prodotto appunto supportando la campagna Indiegogo, che poi alla fine mi ha dato anche il vantaggio di averlo pagato la metà del suo prezzo attuale. Vi faccio vedere la confezione ragazzi, perché il prodotto è sicuramente un prodotto top, e anche la confezione è stata pensata in ogni dettaglio. Allora, la confezione è fatta in questo modo, in due parti, quindi si sfila la prima copertura e poi ragazzi guardate, è una sorta di libro. Quindi abbiamo la presentazione di quello che è lo stabilizzatore. Qua ancora ce lo spiega, e delle cose innovative che ci vengono date con questo stabilizzatore. Qua ci dà le istruzioni, quelle proprio semplici, quelle basi, ma quelle che servono appunto per fare il primo avvio, e qua abbiamo già lui. Guardate quanto è piccolo, è piccolissimo. Andiamo a girare un'altra pagina del nostro libro Power Vision e qua abbiamo lo stabilizzatore. Però prima di guardare lui faccio vedere cosa abbiamo qua. Qua abbiamo i manuali semplicissimi della garanzia e delle micro istruzioni, ma poi c'è il PDF completo nel sito Power Vision con tutta la spiegazione. Qua abbiamo il cavetto Type-C per la ricarica della batteria del Power Vision S1, e qua abbiamo un supporto magnetico dove da questa parte abbiamo un adesivo 3M e di qua abbiamo un magnete, e poi lui ragazzi ha questa sfera che ci permette di muoverlo ed inclinarlo dove vogliamo. E questo è un accessorio in più, non per forza lo dobbiamo utilizzare, ma abbiamo anche questo nella confezione. Ma adesso vado a spiegarvi un particolare di questo stabilizzatore. Allora, per utilizzare questo stabilizzatore, come poi aveva fatto DJI nella sua versione di OM4, aveva introdotto l'aggancio magnetico dello smartphone allo stabilizzatore. Sicuramente una cosa utilissima per rendere il tutto veloce, sempre preciso, tutto per rendere il sistema pratico e intuitivo. Ma secondo me Power Vision è andata oltre a tutto questo e ha creato vari sistemi di aggancio magnetici, ma vari. Abbiamo la cover disponibile per vari smartphone e in vari colori, dove la parte magnetica è già inserita all'interno della cover. In più la cover è fatta benissimo e oltre a essere appunto magnetica ha anche poi una caratteristica che dopo andremo a vedere, che veramente rende il tutto davvero top. O se no, l'altra alternativa che abbiamo è questo, cioè andare a installare questo supporto magnetico adesivo, con adesivo 3M ovviamente, quindi molto forte, che praticamente è quello che abbiamo dietro alla cover ufficiale, che però potremo andare a fissare direttamente sullo smartphone, quindi non siamo obbligati ad avere una cover, che se siamo persone che normalmente non utilizzano una cover possiamo andare a attaccare questo con il suo adesivo direttamente allo smartphone e abbiamo la stessa identica funzione di quello. O se no, come terza alternativa, che io non ho perché non l'ho acquistato quando ho fatto appunto la campagna Indiegogo, è l'aggancio come quello di DJI, quindi questo morsetto con dietro il magnete. Però questa è la terza soluzione che vedete qua nella foto, ma no, io non l'ho fisicamente perché non mi interessava. Allora, detto questo, iniziamo con il guardare quello che è la cover. Allora, la cover che ho acquistato io è per un iPhone 12 Pro e la parte interessante ragazzi è questa. Qua abbiamo la parte che va a agganciarsi come magnete
abbiamo questo, abbiamo il piedino che possiamo andare, vedete, a mettere in questa posizione per avere lo smartphone appoggiato dove vogliamo, su un tavolo, sulla scrivania, dove vogliamo possiamo avere lo smartphone con un cavallettino sempre disponibile in qualsiasi momento per vedere i nostri video preferiti, o altrimenti possiamo andare anche, muovendo sempre il piedino qua dietro, a metterlo in questa posizione. Quindi vedete che lo smartphone è comodissimo anche messo in verticale. Questa soluzione è davvero davvero geniale, ma questa soluzione non finisce qua. Questa soluzione gira in questo modo, vedete? E questo perché? Non ve lo dico adesso, ve lo dico tra poco. Quindi andiamo a accantonare lo smartphone e andiamo a vedere lui. Power Vision S1, uno stabilizzatore che è stabilizzato meccanicamente su tre assi, quindi è completissimo, praticamente alla pari di quello che è un DJI o M5, M4, M3, cioè è stabilizzato meccanicamente su tre assi, ma guardate le dimensioni, la compattezza di questo prodotto, è incredibile, pesa circa 280 grammi, lo si può mettere davvero dove si vuole, si riesce a tenerlo anche in tasca. Guardate rispetto allo smartphone, praticamente il mio telefono è il 12 Pro, quindi non il 12 Pro Max, che ha dimensioni importanti, ma il 12 Pro è lui, ragazzi, guardate, è lungo praticamente uguale e più stretto, è fantastico. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto lui rispetto ad altri stabilizzatori meccanici. E poi, ragazzi, la velocità di apertura, adesso vi faccio vedere. Basta aprire questo sportellino che si chiude con due calamitine, andiamo ad aprire il braccio, perfetto, apriamo la parte superiore con questo scatto e giriamo l'ultimo pezzo del braccio, tac, e abbiamo aperto il nostro gimbal, cioè veramente in tre passaggi e lui è già pronto per essere utilizzato. A questo punto basta andare ad appoggiarlo e voilà, lui trova la posizione perfetta perché c'è una tacca, non so se l'avete vista, questa tacca che gli dà la posizione di aggancio perfetto. Una volta appoggiato basterà andare a premere il tastino qua sopra di accensione, lo teniamo premuto 3 secondi e voilà, lui è già pronto, cioè è fantastico. E poi c'è un altro tipo di accensione che vi faccio vedere dopo, con l'accensione di un secondo, ma lì non è per accendere il gimbal, ma per fare un'altra funzione che vedremo tra poco. Allora, il gimbal ha tutte le caratteristiche classiche di un stabilizzatore meccanico. L'applicazione da utilizzare si chiama Vision più S1, disponibile sia per iOS che per Android. Vedete che io adesso l'ho aperta e lui si è già connesso al dispositivo, perché una volta che avete associato il Power Vision S1 al vostro smartphone, ogni volta che aprite l'applicazione in automatico si connetterà al vostro stabilizzatore meccanico e funziona davvero bene. Appunto, la connessione è già tutto veramente ottimizzato. Lo stabilizzatore ha un semplicissimo menu, davvero semplice e intuitivo, che andiamo a cliccare con i tre puntini in basso a sinistra e vedete che qua possiamo selezionare alcune opzioni. Abbiamo subito la funzione come vogliamo utilizzare lo stabilizzatore, quindi follow, tilt locked, FPV, ci sono le classiche funzioni che ha anche il DJI o M5, quindi in base a quello che andremo a selezionare andrà a bloccare determinati assi in base al tipo di riprese che dobbiamo fare. Poi abbiamo sport mode che, se attivato, rende il gimbal molto performante dal punto di vista della reattività. Poi abbiamo zoom speed, qua abbiamo il tasto per andare a zoomare utilizzando l'interruttore che abbiamo in questa posizione. Possiamo scegliere se vogliamo la velocità di zoom lenta, media o veloce. Poi abbiamo control speed dello stick, cioè lo stick che va a regolare il movimento, vedete, manuale del gimbal, perché comunque il gimbal è completamente comandabile da questo joystick, e questi movimenti possiamo decidere se vogliamo averli in modalità lenta, veloce o media, quindi in base all'utilizzo e a come ci troviamo. Poi abbiamo horizontal reverse che va a dire questo joystick cosa deve fare, cioè io adesso l'ho impostato che se abbasso il telefono si abbassa, se alzo il telefono si alza, se facciamo reverse ovviamente sarà il contrario, quindi in base alla comodità che vogliamo noi ottenere e a cui siamo abituati. Poi abbiamo gimbal auto calibration, che andando a posizionare il gimbal in una posizione piana farà una calibrazione automatica, e poi abbiamo l'ultima voce che è regolazione manuale della posizione orizzontale del gimbal. Poi cliccando sul simbolo qua in basso entriamo ovviamente in quello che sono i foto e video che abbiamo registrato
e che, a cui possiamo fare un editing, come succede poi con la DJI Mimo, di creare in maniera veloce e semplice un video subito da condividere. Se io esco da questo menu e vado su Creation, quindi faccio il più, vado a selezionare un video, ok, e guardate che spettacolo. Adesso vado a girare, perfetto, e ragazzi, è spettacolare tutto quello che avete a livello di editing. È fatto davvero bene, funziona benissimo. Il video che state vedendo in questo momento l'ho fatto tutto con questo editing. È un video semplice, l'ho fatto velocemente, giusto per farvi capire come si può editare un video con la sua applicazione e come è davvero facile e il risultato sicuramente bello da condividere subito su WhatsApp o sui vari social, perché comunque tutto è davvero semplice. Quindi, detto tutto questo, ricominciamo a parlare di lui. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere, oltre a quello che è lui come caratteristiche di gimbal, che è veramente fantastico, infatti è un oggetto a cui non riesco più a farne a meno, perché ragazzi, veramente, guardate cosa esce da qua. 1, 2, piedino qua sotto, e ragazzi, voilà! Cioè lui ha già un tripiede incorporato che gli permette di stare appoggiato dove vogliamo. Ovviamente non lo possiamo appoggiare su superfici complicate, però ragazzi, senza che gli aggiungiamo nessun accessorio, lui è in grado già di stare in piedi da solo. Cioè, fantastico, e guardate con che velocità lo andiamo a richiudere. Cioè, capito perché io ho scelto questo prodotto? Perché veramente ci dà un sacco di cose in più, cioè la compattezza, la trasportabilità, lo si mette in tasca, i piedini che escono e non dobbiamo avere un altro accessorio da fissarci, cioè veramente, veramente fantastico. E poi adesso voglio farvi vedere l'ultima cosa che lo rende davvero, davvero particolare. Vado a spegnerlo, quindi per spegnerlo vado a tenere premuto finché non si spengono i LED e lui si spegne. Perfetto, a questo punto è spento. Vado a richiuderlo in maniera super semplice, così, 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 e voilà, ed è chiuso. Cioè, grande come una mano, eh? Pazzesco, è pazzesco. Ma come vi dicevo, non è finito qua. Quindi io posso andare a appoggiare lui qua, prendo il mio smartphone, vado a fare questo movimento. E a questo punto cosa posso fare? Vado a fare, come vi avevo detto, che c'erano due tipi di accensione. Con 3 secondi accendo quello che è lo stabilizzatore, mentre se vado a premere solo un secondo, guardate, ok, vedete che c'è una luce arancio, qua ci dà ovviamente lo stato di carica della batteria. Vado ad appoggiarlo e a questo punto basterà andare ad appoggiare lo smartphone, che con il suo aggancio che combacia perfettamente con il simbolo PowerVision in questa posizione, andremo a ricaricare lo smartphone in maniera wireless. Se io però lo vado ad appoggiare in questo momento, vedete che lo smartphone non si ricarica. Per andare a fare attivare la funzione di ricarica dello smartphone, bisognerà andare a spostare il magnete che abbiamo qua all'interno. Quindi basta andare a far scendere il piedino d'appoggio, girare, ok, fare questo movimento e adesso voilà, eccolo qua che si sta ricaricando. Stessa cosa con lui, se utilizziamo questa base d'appoggio o d'aggancio, quella da adesiva che vi ho fatto vedere all'inizio, stessa identica cosa, dobbiamo andare a girare il piedino in base a quella che è la funzione che dobbiamo dargli. Se come ricarica lo giriamo in questa posizione, perché se lo teniamo girato in questa posizione, lui non si aggancerà al supporto del stabilizzatore, per intenderci. Quindi per agganciarlo al supporto dello stabilizzatore dobbiamo andare a girare questo e farlo scorrere, e qua non si aggancia più, quindi non è neanche magnetico, vedete, si sgancia facilmente, però diventerà magnetico sullo stabilizzatore. Ma se vado a fare questo movimento, voilà, diventa magnetico, si aggancia, infatti vedete che si alza insieme al PowerVision S1, si alza lo smartphone tutto insieme, diventa un blocco unico, per intenderci, e inizia anche la ricarica. È fantastica
ogni parte è stata, ragazzi, pensata e ottimizzata davvero in ogni particolare e in ogni dettaglio. Davvero fantastico questo stabilizzatore da questo punto di vista, perché uno dei motivi per cui mi è piaciuto tanto è questa possibilità di avere un prodotto all in one, cioè tutto incluso, tutto in uno, ma tutto incluso, tutto in uno in queste dimensioni. Ragazzi, 280 grammi e dimensioni davvero davvero minimal. Io me lo metto in tasca, quindi fate voi, cioè non ho bisogno di nient'altro per inserire, non ho bisogno di uno zaino, non ho bisogno di una borsa, non ho bisogno di niente, in tasca, e non rischiate di danneggiarlo, perché ragazzi è fatto poi di materiali incredibili, è un prodotto secondo me top, è sicuramente da migliorare sotto tanti aspetti, perché comunque è nuovo, e quando un prodotto è nuovo è da migliorare, arrivano aggiornamenti firmware che lo stanno già migliorando, e anche l'applicazione stessa è da migliorare. Sto aspettando che arrivi l'opzione clone, come quella di DJI, per intenderci, che ci permette di clonare noi stessi in varie posizioni, non è ancora disponibile in questo momento, arriverà a breve. Non sono ancora disponibili le storie, cioè questi video creati in maniera semplice, in automatico, che attualmente mancano, però la parte di editing, la parte musica gratuita, cioè c'è veramente già tanto disponibile. E poi, se uno ha lo smartphone che non ha la ricarica wireless, non è un problema, può sempre utilizzare la porta Type-C e collegare direttamente il cavetto allo smartphone e utilizzare lui come power bank anche non wireless. C'è anche questa possibilità, perché non per forza tutti hanno uno smartphone con ricarica wireless. Quindi ragazzi, spero di avervi portato un prodotto super interessante, un prodotto che a me ha fatto innamorare tantissimo per la qualità, per l'ingegnerizzazione. Io amo quando qualcuno pensa a qualcosa di nuovo o cerca di dare un prodotto con qualcosa di diverso rispetto agli altri. Poi ovviamente tanti non ci riescono, magari le cose che vengono messe diventano inutili magari sono cose che non funzionano bene, però io quando ho visto questo prodotto ho appoggiato la campagna su Indiegogo e ragazzi sono rimasto contentissimo di averlo fatto, perché innanzitutto l'ho pagato la metà, quindi l'ho pagato il 50% del suo costo attuale. Vi lascio il link di Amazon in descrizione. E una cosa che volevo dirvi è che quando lo acquistate potete decidere con cosa acquistarlo, se acquistarlo con una cover, quindi lui più una cover, o lui più un supporto adesivo, o lui più il supporto quello diciamo a morsa come quello di DJI. Quindi all'acquisto potete decidere cosa volete insieme a lui, se avere uno, l'altro, o acquistare addirittura tutte queste parti insieme, o averne più di un tipo. Io per esempio ho scelto sia la cover che uno adesivo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo prodotto vi sia piaciuto, spero che anche chi è amante dei prodotti DJI, come lo sono anch'io, apprezzi qualcosa di diverso e un po' più innovativo e di creativo, come è stato questo Power Vision S1. Se è così, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, posti dove vado a volare, davvero tante cose arrivano su Instagram. Seguitemi quindi anche lì se vi va, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao!